Allora, mister, all'andata abbiamo vinto quasi alla fine, era stata una partita molto contesa. Oggi uguale, però è andata meglio a voi. Si può dire che voi siete la bestia nera della Sensation. Che partita è stata oggi per voi? Buonasera a tutti. La partita d'andata la ricordo bene perché all'ultimo 2 minuti abbiamo subito il gol del vantaggio della Sensation. Poi noi abbiamo fallito il tiro libero pochi secondi dopo. Credo che si sia ripetuta un po' la stessa partita con un risultato diverso. Innanzitutto rispetto all'andata, la Sensation l'ho vista molto meglio da un punto di vista proprio del gioco. Quindi credo che il lavoro che sta facendo il mister si vede, perché soprattutto il primo tempo hanno fatto un bel primo tempo dove abbiamo avuto grossissime difficoltà, tranne i primi minuti. Poi il secondo tempo, forse la nostra voglia di vincere, di salvarci, visto che siamo là sotto in classifica e abbiamo bisogno e fame di punti, forse Infatti questa fame c'era. oggi vi ha fatto vincere un palazzetto bello, pieno di gente. Il fattore casa è stato il sesto uomo in campo oggi per voi. Anche questo, diciamo che sono state diverse componenti, sono state le componenti dei ragazzi. Allora, io dico che il merito va ai ragazzi perché ci hanno creduto tantissimo. Sono entrati in campo proprio con la voglia di voler vincere a tutti i costi e hanno fatto un gran bel secondo tempo, perché al di là del risultato in bilico fino alla fine, noi abbiamo avuto delle occasioni importanti, che potevamo fare sul 4-2, potevamo fare il gol del 5-2 e forse lì avremmo sofferto ancora di meno negli ultimi minuti, voglio dire. Allora, mister, una squadra che oggi ha giocato in pressione, tante palle che non sono entrate, però una classifica che comunque non vi premia, siete negli ultimi posti. Con chi giocherete la prossima settimana e come pensate che andrà a finire questo campionato per voi? Allora, la prossima settimana noi giochiamo contro il Senegal 5. Noi giochiamo in pressione perché quando abbiamo necessità di fare punti, dobbiamo per forza cercare di mettere in difficoltà gli avversari da un punto di vista del palleggio per crearci una delle occasioni. I ragazzi da 15 giorni a questa parte hanno ripreso una condizione buona. Già dalla Gannati si è visto una squadra attenta, corretta, è pronta su ogni pallone. Oggi ancora di più, dopo una settimana di sosta dove abbiamo potuto lavorare ancora meglio da un punto di vista fisico, la squadra ha reagito bene. C'è stata gente che non è uscita per niente dal campo, quindi alla fine era che sradicava pallone gli avversari, quindi con merito veramente ai ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di salvarci. Ci proviamo fino all'ultima giornata di salvarci direttamente. Anche se è veramente una grande impresa, cercando innanzitutto di uscire fuori, di non essere ultimo in classifica per retrocedere direttamente, quindi magari poi avere la possibilità di giocarci play-out in un doppio scontro contro una delle squadre che stanno lì sotto insieme a noi. Il nostro obiettivo è cercare di vincerle tutte da qui alla fine. So perfettamente che ci vuole quasi un mezzo miracolo, però con questa determinazione qualche soddisfazione, qualche punto in più che forse ci potrà servire alla fine, riusciremo a ottenere. Grazie, mister, e complimenti Grazie ancora. a voi, complimenti.